Ciao a tutti, questo sarà un video in collaborazione con delle fantastiche ragazze. Siamo tornate a fare i video insieme. Abbiamo deciso di fare un svuota la spesa. Ci saranno più pezzoni, ci sarà chi farà un video unico di una spesa generale, ci sarà chi come me farà più spezzoni di varie spese raggruppate in un unico video. Cercherò, dove è possibile, di vestirmi quantomeno dello stesso colore per, insomma, camuffare, però abbiamo deciso di fare uno svuota alla spesa. Ovvio, io come supermercato, per me in questione è Eurospin. Ovviamente come spese grosse a volte faccio una spesa unica, ma ultimamente appunto sto facendo piccole spese. Ecco del perché unirò più video spese insieme. Vi faccio vedere comunque prodotti che non sono in offerta, quindi prodotti normali, classici, il prezzo che si trova normalmente. E le ragazze in questione sono Serena del canale Sere Channel, Alessandra del canale La Dede Relax ASMR, la quale tra le altre farà lo svuota la spesa in ASMR, quindi non vedo l'ora di vederlo. E poi ci sarà Ombretta Carnicelli, Ombrettina, e Marcella del canale LDM. Vi lascerò poi sotto nell'info box appunto i loro canali. Veniamo a noi, spero, io registro, spero che poi le ragazze ci saranno tutte, eventualmente in sovraimpressione, mi sembra una campagna pubblicitaria, vi dirò se qualcuno dovesse mancare per qualche necessità. Questo purtroppo è il bello della diretta, tra virgolette, di YouTube, è il bello di registrare un po' in anticipo, non tanto, però capite che la spesa è qua e bisogna mangiare. Quindi veniamo a noi. Sono curiosa di vedere anche che cosa hanno comprato loro. Abbiamo deciso questo video perché lo svuota la spesa è uno di quei video che va per la maggiore e a me piacerebbe vedere anche cosa comprano loro, perché tendenzialmente, per esempio, Ombretta non fa mai vedere gli svuota la spesa, caserecci, mangerecci, mentre Serena sì, mentre magari anche Marcella ogni tanto sì, quindi sono curiosa di vedere che cosa mangiano le ragazze. Iniziamo. Allora, ho preso il pan bauletto integrale a 75 centesimi, questo qui solito della Tre Mulini. Sapete che io senza olio di panna, senza sciroppo di glucosio, e roba trita trita trita. Poi ho comprato anche delle cose che non fanno parte del mangiare e ho preso un rossetto a 3,99 euro. Questo qui è Red Passion. Sapete che a me piace un sacco, mi stanno piacendo un sacco questi rossetti qui di marchio Fior di Magnolia. Sono 3,99 euro, non so se vanno in offerta o no, però ragazzi, lì ci ho fatto veramente bene e comunque il prezzo è veramente basso. Questo qua andrà a finire a una delle ragazze in sovraimpressione, come prima, mi sento molto, non lo so, venisse incontrata, no, magari. E la colorazione Red Passion, io e le altre, tra cui anche Ombretta, ce l'abbiamo nella colorazione rosa. Poi, e un'altra cosa non mangereccio che però vi faccio vedere è questo olio qui. Sto cercando il prezzo, voglio vedere se anche le ragazze hanno problemi di prezzi. E parliamo di olio viso e corpo 2,29 euro, fior di magnolia, olio emolliente lievitante con olio di argan e mandorle dolci, non unge. L'ho preso, ragazze, perché devo fare un pensierino, un regalo, e stranamente non ha silicone, ha tocoferolo, proprio gli estratti di mandorle dolci, estratti di rosmarino. È fatto veramente bene, stranamente, perché di solito i prodotti low cost tendono ad avere siliconi. Poi, per quanto riguarda i gelati, anche in pieno inverno, ve l'ho sempre detto, da me i gelati non possono mancare. Ho preso 8 biscotti a 1,59 euro, tipo il Ringo, non male. Latte 99 centesimi ad alta digeribilità, eccolo qui, della linea Pascoli Italiani. Questo è latte italiano senza lattosio. Poi ho preso dei taralli in un pacchetto multipack. Un pacchetto multipack, eccoli qua. Sono questi che avevo già comprato un'altra volta, sono buonissimi. Sono dei taralli, dentro ce ne sono 8 pacchettini, quindi anche comodi da portarsi al lavoro. Ho preso poi i grissini torinesi a 65 centesimi, da spellucchiare anche al posto del pane a cena, così noi non siamo tanto
Non cerchiamo tanto il pane fresco, quindi è giusto avere delle cose da sgranocchiare se proprio dovessimo aver voglia. Torta crema al limone 2,79 euro, questa è buonissima, è uguale a quella della Mulino Bianco, è davvero buona. Panciottini ai funghi e panciottini al prosciutto a 1 euro. Sono buonissimi, secondo me questi qui sono molto più buoni rispetto, se riesco a tirarli fuori, sono molto più buoni rispetto a, come si chiama quello che dice, tu non hai fame? A quelli della Findus, insomma. Comunque, questi e questi qua sono più gustosi, hanno più ripieno anche. Poi fish burger a 1 euro, dentro ce ne sono due, tutto nel banco freezer. Poi ho preso i ciseri a 1 euro, sono questi bocconcini di formaggio, ragazzi, è super pieno di formaggio, proprio super filante. Un pacchetto di marron glacé a 3,49 euro, perché io adoro le castagne, tutto quello che ci va dietro nelle castagne. Plum cake allo yogurt. Eccoli qua. Questi qua classici, dentro ce ne sono 10, non hanno olio di palma, neanche sciroppo di glucosio. Poi cracker integrali, sapete che anche questo è un ricomprato praticamente, 89 centesimi, costano una miseria, sono divisi in pacchettini, dentro ce ne sono 14, ottimo. Poi, vediamo, croissant integrali. A 1,29 euro, questa è una new entry della linea integrale della Dolciando. Ho preso i croissant e le treccine. Le trecce integrali 1,39 euro, i croissant 1,29 euro. Dentro ce ne sono 6, 6 e 6, vediamo come sono. Poi ho preso mascarpone senza lattosio 1,39 euro, ce l'ho di là, adesso vado a prenderlo, aspettatemi. Eccomi qua, gli inconvenienti del mestiere. Allora, mascarpone senza lattosio 1,39 euro della linea Pascoli Italiani. L'ho già utilizzato, ho fatto una buonissima torta, tranne la pasta frolla non era buona perché era comprata, avrei dovuto farla io a mano. E ho messo mascarpone e lamponi, ragazzi, è buonissimo, voglio troppo rifarlo. E poi mozzarella di bufala 3,29 euro, prendiamo sempre questo pacco qua. Sono bocconcini, è certificato DOP, ha registrazioni anche al MIPAF ed è Pascoli Italiani. Vi dico sempre quando andate ad Eurospin di leggere perché non tutto il latte è di origine italiana, quindi leggete sempre perché è sempre sempre specificato. Poi ho preso i tramezzini a 1 euro, gamberetti, salsa cocktail e verdure, è uno dei miei preferiti in assoluto, buonissimo anche come pranzo veloce. Poi abbiamo preso il rotolo e lo speck 4,79, sarebbe il classico tipo bon roll, polpettone allo speck. Poi sapete che, l'ho detto, sono curiosa di vedere anche se loro hanno o no problemi con gli scontrini. Succo di arance e succo di ananas 99 centesimi l'uno, sono buonissimi e sono senza zucchero. Un altro di latte, eccolo qui sempre senza lattosio. Poi carciofini 1 euro, vediamo se sono buoni perché una volta prendevo quelli del Lidl ed erano molto buoni. Vediamo questi qua. Panna senza lattosio 1,15 euro di 3 pacchettini, come vedete noi abbiamo delle problematiche con il lattosio. Poi piadina 1,09 euro con olio di oliva extravergine. A noi piacciono le piadine di Eurospin, ma so che alcuni non si trovano bene. Io mi trovo bene anche perché farcisco, cuocio via, tendono un po' a spezzarsi, quindi bisogna stare attenti anche a dove si conservano e tutto, però devo dire che non male. Burger di quinoa a 2,79 euro, sono questi qui, li trovate vicino al reparto frutta e verdura. Quinoa, radicchio rosso e noci, devo ancora assaggiarli. Mentre burger alla caprese, ricetta vegetariana, questi li abbiamo mangiati buoni, facilissimi, in padella antiaderente senza un filo di olio. Ho delle super padelle comprate alla saponeria a una miseria, ragazzi, due padelle a 5 euro, praticamente quasi 6 euro, e senza filo di olio sono riuscita a non attaccarle, quindi top anche per la linea.
E queste le ho pagate, chissà, chissà. Sono troppo curiosa di vedere se anche loro hanno tutte queste problematiche qui. Io odio lo scontrino, non devo averle pagate perché non ci sono. Sta frolla, piadina. Boh. Non lo so, ragazzi, aiuto. Perché faccio fatica? Secondo me le ragazze saranno più organizzate di me, io sono così. E non lo trovo, forse era gratis, perché non c'è, cioè, a parte gli scherzi, non c'è. Grissini, torta, ve l'ho detto, plum cake, panciottini, fish burger, marron glacé, rotolo di speck, cracker, croissant, trecce integrali, mascarpone, mozzarella di bufala, succo di... non c'è. Può essere che siano queste 1,99 euro. Boh, comunque questi. Mistero. E vi faccio vedere per ultime le patate. Di solito non compro tanto le patate della montagna, 2 kg, 1,99 euro. Tendo a non comprare patate perché preferisco quelle surgelate, faccio presto. Quindi ragazze, vediamo un po' se ci siamo con la spesa o se ne farò un'altra prima della collaborazione. Ci vediamo, vi ho fatto anche l'occhiolino. Ci vediamo al prossimo video. E intanto, se non ci dovesse essere la seconda parte, mi raccomando, andate a seguire anche il video delle ragazze. Come al solito troverete nell'info box i loro canali. Vi mando un bacio e sono curiosa di vedere loro se hanno problemi con lo scontrino. Adesso mi ci metto.